Ma a casa di chi? Di chi? A casa, amico mio. Insegnare la LIS, lingua italiana dei segni, a tutti i bambini delle scuole di infanzia e primarie in modo semplice attraverso un gioco. Anzi, uno scrigno magico inventato da un papà di Milano, Mario Taddei, perché chiunque possa comunicare con i bambini che non riescono o hanno difficoltà a parlare. Finanziata dal Ministero dell'Istruzione, che per la prima volta sostiene un progetto per introdurre stabilmente la LIS nelle classi, la sperimentazione nazionale parte da alcune scuole lombarde. Capofila a Milano, l'Istituto di Cassina De Pecchi. Lo scrigno magico delle parole di Leonardo Onlus è un progetto che serve per insegnare ai bambini la lingua italiana dei segni, il Bliss Symbolics, l'italiano e l'inglese, tutto insieme, perché i bambini hanno un cervello pronto per imparare. Lo scopo di questo progetto è che serve per l'inclusione, per un bambino straniero che arriva in classe, un bambino che ha difficoltà, chi non sente, chi non parla, ci sono anche bambini che hanno gravi difficoltà, loro hanno bisogno di queste lingue nuove, della LIS o anche del Bliss Symbolics, per poter comunicare con gli altri. Dopo un anno di sperimentazione, di giochi in classe, questi bambini saranno in grado in futuro di parlare con chiunque. Per poter regalare a tutte le scuole italiane questo scrigno, Mario Taddei, che di mestiere fa il designer informatico ed è uno dei massimi esperti italiani di Leonardo da Vinci, ha fondato con la moglie e altri una onlus, Le parole di Leonardo. L'idea dell'associazione è nata da Leonardo. Leonardo è nostro figlio, lui non parla ma sente e dentro di lui c'è sempre stata questa necessità e questa voglia infinita di comunicare con gli altri e ha iniziato a usare la lingua dei segni. Mio figlio ha introdotto nella sua classe la lingua LIS, perché con lui lui parla solo nella lingua italiana dei segni, e quindi lui ha insegnato pian piano ai suoi compagni a parlare in LIS. Noi stiamo imparando da lui. Comunicare è fondamentale per tutti, dice, e riscoprire che ci sono tanti modi per farlo. Non è solo parlare, si comunica con i gesti, con i sentimenti, ci sono talmente tanti modi per comunicare, noi usiamo pochissima parte del nostro cervello per farlo e noi con questo sistema di comunicazione con le mani, con i simboli, con i gesti, con i disegni, con le cose matematiche e logiche, riusciamo a sfruttare tutta la parte del nostro cervello. Comunicare è fondamentale per vivere. Sperimenteranno in gruppi di lavoro proprio all'interno della classe e noi vedremo un po' come effettivamente hanno reagito, però già vedendo negli incontri proprio che abbiamo fatto che i bambini stanno reagendo bene, anzi sono ben contenti di conoscere e di sperimentare cose nuove.